Tiziano Ferro, uno dei cantautori più amati in Italia, forse uno anche di quelli che vende di più, uno di quelli che vende di più in Italia. Tiziano Ferro, giovanissimo ancora, esploso, mi sembra, 20 anni, ha fatto uscire un nuovo singolo che si chiama La differenza tra me e te. E sta andando bene su iTunes, è stato al primo posto, sta spesso al primo posto. Ed è una canzone che a primo ascolto non è male nel suo stile particolare. Io apprezzo molto Tiziano Ferro, mi piace parecchio perché ha portato qualcosa di nuovo nel panorama musicale italiano, oltre alla sua bravura e alle sue belle canzoni. Ha portato uno stile diverso, uno stile nuovo che prima non c'era, come successe per Zucchero, come successe per Pino Daniele e altri grandi cantautori italiani. Devo dire, ecco, una parentesi che il primo posto adesso su iTunes è preso da Adele, quel singolo, qual è? Quello set di Someone Like You, Adele, strepitoso album, una canzone più bella di un'altra, questo Adele 21, che niente, è uscito la Pausini, primo posto subito battuto da Adele, è uscito Tiziano Ferro adesso ancora battuto da Adele, dopo un pochino ci stanno al primo posto, per l'amor di Dio. È venuta, mi sembra, pure altri importanti, come Giorgia, primo posto, battuta da Adele. Adele, insomma, sta lì da mesi e se lo merita tutto, perché secondo me Adele, migliore artista dell'anno a livello mondiale. Ma parliamo di Tiziano Ferro, a novembre esce il suo nuovo album, tanto atteso, dopo qualche anno di silenzio, adesso ci godiamo questo singolo. E stiamo aspettando anche il nuovo video su YouTube, il suo nuovo video su YouTube. Quindi andiamoci a sentire la differenza tra me e te.